Assessore Tonel, ci può fare il punto su quella che è la situazione attuale delle telecamere di sorveglianza sul territorio cittadino? Certo, proprio oggi abbiamo annunciato l'attivazione di 10 telecamere nella zona della cosiddetta Movida, quindi in centro cittadino, che hanno lo scopo sia di deterrenza per imbrattamenti o comunque anche attività eventualmente criminale, ma anche così che vogliono rassicurare i cittadini su quello che può succedere nel nostro centro cittadino. Queste nuove 10 telecamere vanno ad affiancarsi in un sistema già capillare di videosorveglianza che vede circa 200 telecamere in tutta la città, anche nelle zone periferiche, ma è un piano che noi intendiamo ulteriormente implementare collaborando con la polizia locale e le altre forze dell'ordine per coprire altre zone che vengano riconosciute come sensibili e critiche. Oltre a queste 10 telecamere, oggi annunciamo anche alcune novità e anche quindi la tipologia delle telecamere. Si passa dalle telecamere cosiddette brandeggiabili, che quindi si spostano periodicamente, in cui si creavano delle zone d'ombra, a delle telecamere di nuova generazione cosiddette multisensor, che hanno un angolo di inquadratura fino a 280 gradi, fisse ma a 280 gradi, che permette appunto di avere una definizione sicuramente maggiore dell'inquadratura. Quindi sicuramente andiamo verso un'implementazione del sistema utile alle forze dell'ordine per individuare eventualmente colpevoli di atti di vario genere. Poi c'è stato anche un cambio di telecamere, nel senso che quelle più vecchie, datate 2003, sono state cambiate. Certo, il sistema di videosorveglianza Trieste è nato appunto nel 2003, come diceva lei, e quindi sicuramente ha bisogno di un costante aggiornamento, proprio perché la tecnologia è molto veloce. E quindi abbiamo provveduto alla sostituzione e all'implementazione anche dei server, quindi del supporto tecnico per garantire e ottimizzare il funzionamento delle telecamere e naturalmente anche l'aggiornamento dei software che permettono appunto alle telecamere di avere delle registrazioni fino ad una settimana, cosa che ci è resa possibile anche dal cambiamento della normativa.